Una buona giornata, bentrovati al primo appuntamento con il TG6, prima edizione del nostro telegiornale che si apre doverosamente con una pagina dedicata all'Aquila, al ricordo della tragedia del terremoto del 2009, perché entra nel vivo proprio là 2 giorni di cerimonie e commemorazioni per il 14° anniversario del sisma dell'Aquila del 2009. Ieri c'è stata la fiaccolata notturna. In mattinata deposti fiori in vari luoghi simbolo della città e della tragedia e incontro anche tra i familiari delle vittime del terremoto e gli studenti al Parco della Memoria. Il punto su tutto quello che è accaduto in queste ore all'Aquila nel servizio di Stefano Buda. Seconda giornata di ricordo, commemorazione e condivisione oggi all'Aquila in occasione del 14° anniversario del terremoto del 6 aprile 2009 che alle 3:32 del mattino provocò la morte di 309 persone, segnando per sempre la storia della città. Ieri notte, dopo la visita pomeridiana della Premier Meloni, i momenti più intensi con la fiaccolata lungo le vie del centro, i 309 rintocchi delle campane e la messa notturna. Questa mattina, al Parco della Memoria, è stato invece il momento della condivisione tra le associazioni dei familiari delle vittime e gli studenti delle scuole superiori che hanno anche dato vita ad un concerto. Il senso dell'iniziativa è di poter parlare di memoria in maniera attiva, quindi non solo al passato, non solo per ricordare chi non c'è più, ma soprattutto per valorizzare la vita di chi rimane, che ha il diritto comunque di tornare a vivere in questa città, di sentirsi al sicuro. E quindi l'intento è quello proprio di parlare alle giovani generazioni che in qualche modo si apprestano a vivere e saranno gli adulti del futuro di questa città e sensibilizzare comunque tutti su temi di sicurezza, di giustizia, di salvaguardia della vita e senza tralasciare insomma il percorso che in questi anni è stato fatto, quindi tutti i percorsi giudiziari che purtroppo ci accomunano un po' anche agli altri comitati delle stragi che abbiamo avuto. Per tante cose bisogna battersi innanzitutto affinché la memoria rimanga. Memoria significa battersi ogni giorno per far sì che la ricostruzione sia una ricostruzione sicura, battersi affinché la giustizia sia giustizia vera verso tutti. Battersi significa condividersi, condividere ogni attimo e qui questa mattina condividiamo in maniera spontanea con la città, con i ragazzi delle scuole, con chiunque voglia essere presente questa giornata, perché pensiamo che condividere con il sorriso sia la maniera migliore per ricordare chi non c'è più. Ecco, ci sono due questioni nevralgiche che sono quella del rapporto tra memoria e giustizia, che nel pomeriggio sarà anche oggetto di uno specifico approfondimento, e naturalmente il tema della ricostruzione. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto che bisogna fare di più. A che punto siamo su questi due aspetti? C'è un fil rouge che fa sì che la storia giudiziaria vada poi in una certa maniera, come se la verità dovesse essere messa sotto il tappeto e questo non va bene. Ci stiamo battendo non solo per arrivare alla verità in tutte le nostre stragi, ma ci stiamo battendo anche per portare delle modifiche alla legge giuridica affinché, per esempio, l'abominio della prescrizione scompaia. Certo, e sul tema della ricostruzione? Debba non solo essere bella la città, ma debba essere sicura affinché una città sismica come la nostra non debba più piangere morti nei prossimi terremoti che purtroppo ci saranno. Nel corso della mattinata sono stati inoltre deposti fiori in diversi luoghi simbolo della città, a partire dalla ex casa dello studente, e all'auditorium del parco si è tenuto il concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nel pomeriggio in programma un importante incontro sul tema del rapporto tra memoria e giustizia e a seguire la messa con il rito della lavanda dei piedi, che sostanzialmente chiuderà la 2 giorni dedicata alla tragedia aquilana. Noi ci spostiamo a Pescara perché ieri
C'è stato l'ultimo incidente stradale, l'ultimo investimento in ordine di tempo in Viale Marconi a ridosso di una rotatoria. Da mesi infuriano polemiche politiche, noi però siamo andati ad ascoltare invece la voce dell'Automobile Club Italia di Pescara con il presidente Giampiero Sartorelli. L'ennesimo incidente stradale accaduto ieri in Viale Marconi ripropone ancora una volta la questione sicurezza. Le polemiche ormai quotidiane fra maggioranza e opposizione non fanno più notizia sulle problematiche della strada che attraversa la parte più importante della zona di Porta Nuova. Abbiamo ascoltato il presidente dell'Automobile Club Italia di Pescara. Noi riteniamo Viale Marconi poco sicuro come strada principale tra quelle che sono in a Pescara Porta Nuova, poco sicura con tante criticità. La larghezza della carreggiata a nostro avviso non consente la ripartizione in quattro corsie, sono troppo strette e creano problemi sia per la viabilità delle auto sia per le utenze deboli che si trovano ad attraversarla o comunque a percorrerla anche a bordo di biciclette. Altra criticità sono i passaggi pedonali che in alcuni casi sono all'interno delle rotatorie e questo secondo noi è veramente pericoloso. Aspetteremo anche che arrivi il filobus, comunque l'autobus che arriverà dalla strada Parco, con le sue dimensioni non sarà tanto facile farlo passare su Viale Marconi. Restano i problemi. Quello che vorrei dire in questo momento è che restano i problemi per chi ci abita, per chi ha un'attività commerciale in quella strada. Oggi sento quasi quotidianamente ormai polemiche tra maggioranza e opposizione su come fare, cosa non fare, se è valida quella soluzione o non è valida. Ci stiamo dimenticando di chi ci abita e di chi ci lavora su Viale Marconi. Purtroppo allo Stato, secondo me, è un progetto che ha creato qualche, se non solo qualche, tante difficoltà a chi la deve percorrere e a chi ci deve lavorare. E da Pescara ci spostiamo a Chieti, dove l'amministrazione Ferrara è impegnata nel percorso di risanamento delle casse comunali. Per farlo serve unità di tutta la coalizione. Questo è l'appello lanciato questa mattina dal responsabile cittadino del Partito Democratico Enrico Jacobitti. Il servizio di Andrea Costantini. Segnali all'apparenza distensivi sono arrivati dal sindaco Diego Ferrara e dal vice sindaco Paolo De Cesare circa le fibrillazioni che stanno investendo la maggioranza al comune di Chieti. La delibera su Tete Servizi e la fuoriuscita dal polo civico del consigliere Zappone sono però fattori che restano sul piatto della bilancia. Stamani sulle vicende abbiamo registrato l'intervento del segretario cittadino del PD Enrico Jacobitti, che lancia un appello alla unità di tutte le forze che sostengono Ferrara. Per quanto ci riguarda, la nostra maggioranza è assolutamente unita, o perlomeno la maggioranza che ha ritenuto di dover votare l'ultima delibera di Consiglio Comunale che riguardava la Teate Servizi, che ricordo ha permesso e permetterà al commissario liquidatore di Orio di poter presentare presso il Tribunale di Chieti un'ipotesi di concordato che poi sarà valutata dallo stesso Tribunale. Noi lanciamo semplicemente un messaggio di unità, perché negli ultimi anni e per tutta questa consigliatura siamo impegnati nel risanamento delle finanze dell'ente e ogni tipo di sforzo è teso soprattutto in questa direzione. Per fare questo e per risanare i conti del comune di Chieti abbiamo bisogno dell'unità di tutta la maggioranza. Per quanto riguarda poi le scelte dei singoli consiglieri, io preferisco evitare di commentare, a mio parere, quelle che riguardano le altre forze politiche, che dovranno fare le loro valutazioni. Richiamo invece tutte all'unità della maggioranza su quelle che saranno le prossime scelte amministrative, soprattutto, sottolineo nuovamente, quelle relative al bilancio, rispetto anche alle indicazioni che ci ha posto la Corte dei Conti. Altra vicenda che tiene in sospeso gli equilibri della Giunta è quella delle dimissioni della delegata al bilancio, Tiziana Della Penna. Riteniamo che debba essere compito esclusivo del primo cittadino ogni tipo di valutazione in ordine al rapporto fiduciario che intercorre tra sindaco e i propri assessori. Certamente una valutazione politica risiede nel fatto che, come dicevo prima, non possiamo permetterci più distinguo e pertanto occorre chiarezza da parte soprattutto di chi partecipa alla Giunta e assume dei ruoli rilevanti come quelle anche di delega al bilancio, come in questa fase assolutamente delicata, di chiarezza sulla comunanza di obiettivi, perché diversamente purtroppo ci troveremo chiaramente nuovamente in situazioni di imbarazzo che noi riteniamo, per il bene della nostra città e per l'obiettivo che ci proponiamo di salvare il comune di Chieti da un altro dissesto, non possiamo permetterci.
E ora parliamo di autostrade, perché questa mattina sull'autostrada A14 nel tratto abruzzese è stato rimosso il cantiere che era stato installato nel tratto compreso tra l'uscita di Mociano Teramo Giulianova e Atri Pineto in direzione sud, dunque verso Pescara, all'altezza del chilometro 351 e 300. Le attività si erano rese necessarie nella serata di ieri per effettuare un intervento non programmato di ripristino della pavimentazione. Le squadre della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia hanno lavorato in continuità per garantire la rimozione del cantiere nel minor tempo possibile. A partire da questa mattina il traffico è così tornato a scorrere su tutte le corsie disponibili, anche se inizialmente si sono registrate delle code. E noi cambiamo pagina, parliamo di solidarietà, perché una rappresentanza dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara questa mattina ha consegnato dei doni ai piccoli degenti dei reparti di pediatria oncologica e di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara in collaborazione con l'Adricesta Ollus. Vediamo il servizio. Colonnello Caputo, la Guardia di Finanza è sempre sul territorio, a Pasqua anche e soprattutto al fianco dei piccoli degenti dell'ospedale di Pescara. Sì, ha detto bene, siamo sempre sul territorio, siamo sempre tra la gente, tra la collettività. Oggi siamo vicino ai più piccoli, siamo qui nell'ospedale civile di Pescara per manifestare la nostra presenza, la nostra vicinanza, la nostra solidarietà. Regaleremo anche qualche dono e quindi rimarrà impressa anche per loro questa bella giornata. Un messaggio, quello di oggi, anche e soprattutto di speranza in vista della Pasqua. Sì, la Pasqua è un momento di passaggio, noi ci siamo e vogliamo manifestarlo grazie a voi che ci date la possibilità anche di farlo vedere a tutti. È un bellissimo appuntamento e siamo stati strafelici di aver avuto, di aver ricevuto l'invito del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara per collaborare per questa Pasqua per i bambini, festa di Pasqua per i bambini. Voglio ringraziare anche la GA220 che c'è sempre vicino con le mascotte che più piacciono ai piccoli, e cercheremo di portare sempre un sorriso e un po' di allegria a tutti coloro che purtroppo sono costretti a trascorrere le vacanze pasquali qui in un ospedale. Però con un sorriso, un giocattolo e tanta voglia di portare amore, tutto passa, quindi sempre pronti per migliorare l'accoglienza ospedaliera ed essere al fianco delle strutture sanitarie. Come ripeto sempre, noi non decidiamo, ma ci mettiamo al fianco e cerchiamo di metterci anche al servizio delle necessità che le strutture sanitarie possono avere, cercando sempre di aiutare. Evviva la Adricesta e viva i bambini! Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. 18 impianti comunali tutti fruibili e tanti eventi ospitati. È stata così accettata la candidatura di Chieti a Città Europea per lo Sport del 2025. Questa mattina sono stati illustrati i dettagli dell'iniziativa. Manuel Pantalone, è stata accettata la candidatura di Chieti come Città Europea dello Sport 2025, quali i prossimi step? Allora, questa accettazione intanto già rappresenta un punto molto importante, un premio di grande rilievo che ha tra i partner il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute S.p.A., l'UNESCO e numerose altre istituzioni nazionali e internazionali. L'accettazione è già un passo molto importante che certifica il grande lavoro che stiamo compiendo sull'impiantistica sportiva cittadina, sia da un punto di vista strutturale che gestionale. Abbiamo riqualificato insomma i nostri impianti e inoltre, oltre a rappresentare questo ulteriore importante tassello, adesso ci accingeremo ad ospitare nei prossimi mesi la commissione di Access Europe che visiterà i nostri impianti cittadini per poi da settembre attendere quello che sarà il verdetto. Sono e siamo molto fiduciosi, come dicevo, insieme al nostro sindaco abbiamo veramente in questi 2 anni e mezzo fatto tantissimo per lo sport in città. I 18 impianti sportivi sono tutti pienamente fruibili e oltre a
a questo aspetto c'è da dire che abbiamo efficientato le gestioni, ma potremmo fare tanti esempi, gli oltre 500.000 euro investiti insieme alla Federazione Italiana Gioco Handball sul Pala Santa Filomena, centro tecnico federale di disciplina, gli investimenti che stiamo facendo sullo stadio, avvieremo a breve i lavori per un importo di 90.000 euro, i finanziamenti PNRR sulla cittadella dello sport outdoor in via Miterno, sarà un'area davvero molto importante con skate park, campi polivalenti, percorso vita e natura, importo 1 milione di euro finanziato appunto nell'ambito del PNRR, oltre ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali che abbiamo ospitato in questi 2 anni e mezzo, penso al fight clubbing, penso a tutte le esibizioni della nazionale maggiore di pallamano maschile, insomma penso a tutto questo grande lavoro che fa e farà della nostra Chieti la città dello sport, speriamo la città europea dello sport nel 2025. E ora parliamo di sociale, perché l'Associazione di Promozione Sociale Università della Terza Età, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Montesilvano, organizza la rappresentazione Miserere Mei per la Pace, un'elaborazione evangelica e popolare a cura di Bruno Spadaccini, con la partecipazione del gruppo tradizionale I Maccabarri. L'appuntamento è fissato per oggi 6 aprile alle ore 18:30 presso Piazza Marconi dinanzi alla chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano. L'ingresso è gratuito. Siamo alla pagina dello sport, partiamo con il calcio di Serie C, perché oltre che sulla prolificità dell'attacco in casa Pescara, ora le attenzioni vanno anche sul ruolo del portiere, con Plizzari infortunato alla caviglia. Da sabato a Taranto la titolarità passerà a Sommariva per questo scorcio finale di campionato. Vediamo il servizio. Toccherà a Daniele Sommariva difendere la porta del Pescara nelle ultime 3 giornate di campionato. Una grande responsabilità aspetta il portiere che, come un suo illustre predecessore, l'ex capitano Vincenzo Fiorillo, è originario di Genova ma è cresciuto nelle giovanili del Genoa, Fiorillo nella Samp. È arrivato in estate a titolo definitivo dal Monza. Sommariva, a dispetto della discesa di categoria, è poi finito nelle gerarchie dietro Alessandro Plizzari, che è stato messo sotto contratto alcune settimane dopo il suo arrivo la scorsa estate. Sommariva le sue chance comunque le ha avute, al di là delle 2 gare di Coppa con Vispesaro e Gubbio, ha collezionato 8 presenze su 35 gare di campionato, la prima ad Avellino contro il Giuliano, con Plizzari rimasto a casa per febbre alta, poi in casa della Turris quando Plizzari non è stato rischiato per un problema al piede. A Monopoli è entrato nel finale, spalla di Plizzari KO, e ha giocato le successive 2 da titolare con Picerno e Avellino. Altre 2 presenze col Giuliano, a seguito del rosso a Plizzari, e col Rignola l'ultima gara della gestione Colombo, il debutto nella gestione Zeman domenica scorsa nel corso della ripresa con la Virtus Francavilla. In un momento così importante della stagione l'auspicio è che Sommariva si sappia calare nell'interpretazione del ruolo quasi da libero voluta dall'allenatore Boemo e che possa avere un rendimento più costante rispetto a quello avuto sinora, condito da alti, rigore parato a Cerignola, e bassi, l'errore sul gol di Canute ad Avellino. A Taranto servirà personalità, anche perché davanti avrà una difesa inedita, priva di Brosco e Milani, e con Boben o Ingrosso al fianco di Mesic. Lo stesso Sommariva potrebbe anche iniziare i playoff se lo stop di Plizzari dovesse essere anche più lungo del mese inizialmente stimato. Per il resto la squadra continua a restare concentrata in vista di una partita non semplice, ma che può dare una seria ipoteca alla conquista del terzo posto, utilissimo per bypassare le insidiose partite secche del primo e secondo turno ed entrare all'inizio della fase nazionale avendo i vantaggi del ritorno in casa e del passaggio del turno in caso di differenza reti pari nel doppio confronto. È il vantaggio di avere una settimana in più per preparare quello che si spera essere un lungo percorso. Nel Taranto mancheranno lo squalificato Rossetti e gli infortunati Diabì, Manetta e l'ex Luca Crecco. Ancora calcio, ora apriamo un'ampia pagina dedicata al campionato nazionale di Serie D, perché si disputano oggi le gare della 30ª giornata, con le abruzzesi impegnate ovviamente nel raggruppamento F. Le gare in programma: Chieti Roma City, Notaresco Porto d'Ascoli, Pineto Tolentino, Cinzia Albalonga Vastese, Vasto Girardi Avezzano, ovviamente relativamente alle nostre squadre. Noi andiamo a collegarci con il Savini di Notaresco, con Jacopo Forcella, per le ultime proprio di Notaresco Porto d'Ascoli. A te Jacopo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, giornata soleggiata, ma ventosa, Sabini di Notaresco del Trasporto Rosso Blu cercano la vittoria, una delle ultime opportunità di dare una sterzata al proprio campionato e centrare l'obiettivo dei play-out, unico ragionevolmente raggiungibile da parte della squadra di Alessandro Bruno. Sono ufficiali le formazioni che sono arrivate da poco, partiamo con il Porto d'Ascoli, terza Cavalli, Pasqualini, Sensi e Rossi, Napolano, Battista, Zomboletti, Buonabbia, Rovinelli, D'Alessandro e Pietro Paolo, in panchina con Davide Ciambelli, tecnico della formazione Schigliano, Finori, Petrini, Verdetti, Baduzzi, Evangelisti, Clerici, Fratti di Spagna e Sole. Andiamo a vedere le scelte di casa Notaresco, che sono più o meno quelle di domenica contro il Castevere. Non c'è più Martini che ha risolto due giorni fa il contratto con il Notaresco, Cima Tre Pali, Campestre e Gurini, Sugli, Campestre e Gurini, Daloia, Petti e Gerti, Forci di Roma, Scimmia e Defendi. Queste sono le scelte del Notaresco, che dovrebbe schierarsi con un 4-4-2. Fina, Borsellini, Contarini, Girento, Nursia, Cancelli, Cardinali, Mercato, Babai e Marranconi. L'allenatore ovviamente Alessandro Bruno, vi do la terna arbitrale, arbitra Alessandro Ricchi della sezione di Brindisi, Monaco di Sassoncina, Arante, Casplamare di Sassoncina, sono i due assistenti. Non c'è altra via al successo per il Notaresco, che per la classifica dato di tre lunghezze sulla terza prima il Monte Giorgio. Alle ore 15 una fischia di luce di Notaresco Porto d'Ascoli, la linea ma per il momento a te. Grazie a Jacopo Forcella, e noi da Notaresco ci spostiamo al Guido Angelini di Chieti, dove i neroverdi cercano punti per anticipare il discorso salvezza. Ci colleghiamo con Stefano Recanati, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi, è proprio così, Chieti che cerca di ipotecare la salvezza proprio oggi tra le mura amica contro il Roma City. Sono solo 3 i punti però di distacco tra le due formazioni, 36 per il Chieti, 33 per il Roma City, che è la prima squadra poi all'interno della griglia dei play-out. Formazioni con il Chieti che si schiera in campo con Serra in porta, poi Spinelli, Salto e Di Renzo in difesa, Mancini, Rossi, Liepa, Mercuri e Di Pesco a centrocampo, Cesario e Riosa in avanti. Non c'è in panchina lo squalificato Chianese, assente anche Basavuto, in panchina vanno Vitiello, Vaccano, Marino, Di Meo, D'Innocenzo, Vegasi, Paglia, Barbetta e Anticoli. Risponde il Roma City con Opara in porta, Franco, Jacoponi, Ferrante, Ricci a completare la linea difensiva, poi Rea, Frulla, Matteucci, Rasi a centrocampo, in avanti ci sono Zammarchi e Raffini, in panchina Corci, Garcia, Mancino, Diemma, Cabella, Mercanti, Moreo, Meo e Napoleoni. Quasi sono le squadre che sono in campo a fare il riscaldamento. Partita dunque, che abbiamo detto, molto particolare per entrambe le formazioni, l'una per chiedere con turni di anticipo la salvezza matematica, l'altra per cercare di fare proprio un vero miracolo sportivo dopo un inizio di stagione veramente sotto tono. Per ora è tutto allo stadio Angelini di Chieti, a voi. E grazie a Stefano Recanati. Noi siamo al campionato di promozione, dunque ancora calcio, perché nel girone B mancano 180 minuti di campionato al termine della stagione. Il Città di Teramo, già certo del salto in eccellenza, si prepara alla sfida in casa del Morro d'Oro. Per l'attaccante biancorosso Cosmo Palumbo c'è voglia di mettersi alle spalle il pareggio contro il Pianella ed onorare così gli ultimi impegni vincendo anche la Coppa Mancini. Il servizio di Ania Cantagalli. Sicuramente c'è da onorare queste due partite e il mister ce l'ha imposto di mettere il massimo impegno come abbiamo messo nelle partite precedenti, e poi ovviamente dobbiamo provare a tutti i costi pure a vincere questa Coppa Mancini. E la società ci tiene, il mister ci tiene, noi ci teniamo, quindi massimo impegno fino alla fine. E dopo la partita di domenica ci teniamo comunque a portare avanti questa striscia positiva che abbiamo fatto fino ad ora. E abbiamo toppato di risultato con il Pianella, ci teniamo sicuramente a fare risultato con il Morro d'Oro. Dopo aver chiuso il campionato, vuoi o non vuoi, un piccolo calo, qualche piccolo calo di attenzione ce l'hai. E noi però
ci teniamo comunque a fare bene. Domenica contro il Pianella alla fine eravamo andati in vantaggio due volte, quindi anche se non con una prestazione ottima, comunque stavamo per portare a casa la vittoria. È ovvio che diciamo che la settimana di festeggiamenti, 10 giorni di festeggiamenti, comunque si fanno, tra virgolette, si fanno sentire. Non sei un giocatore di questa categoria, però ti chiedo, ormai a fine stagione, che cosa hai imparato da questa categoria, se hai imparato qualcosa? Ma diciamo che c'è sempre da imparare, ma al di là della categoria è ovvio che se non scendi con le motivazioni giuste, se non scendi con la testa giusta, rischi di fare fatica pure scendendo di categoria. E diciamo che mi porto a casa l'esperienza di aver affrontato questo campionato sempre con la concentrazione giusta, perché altrimenti, ripeto, forse non riusciamo nemmeno a portare a casa la vittoria del campionato. Ma io voglio rimanere, certo, è ovvio che, ripeto, già l'ho detto le altre volte, se sono venuto qua a Teramo è per un discorso duraturo, però le cose si fanno ovviamente in due, ne chiacchiereremo sicuramente a fine campionato e vediamo di portare, insomma, a casa questa riconferma. Questo era l'ultimo servizio di questa prima edizione del TG6. A proposito di sport, non perdete gli appuntamenti in diretta questa sera alle 19.30, Offside con Stefano Recanati, per vedere tutti i servizi delle squadre abruzzesi e delle partite che inizieranno tra poco alle ore 15 del campionato di Serie D, e poi a seguire alle 21, sempre in diretta, come sempre, l'appuntamento con il grande ciclismo di velo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Tutto per il momento, l'informazione si aggiorna alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, dalla nostra redazione l'augurio di una buona giornata.